bentornati sul mio canale. Ho appena finito di fare colazione, ho mangiato il porridge freddo con il cocco e il cioccolato e coperto con lo skyr e la crema al cacao. Come potete vedere sono in una location diversa, infatti stasera ho dormito a casa della mia coach perché fra poco partiremo per andare a Parma a fare una sorta di corso e scuola di powerlifting. Portarvi un po' di contenuti tecnici non fa mai male, diciamo. Quindi se questo video vi piace vi prego di supportarmi con un pollice in su e un commento e soprattutto di farmi sapere se vi interesserebbe vedere altri video di allenamento che io porto sempre volentieri. Quindi adesso vi do un bacio e ci vediamo nel resto del video. Nel frattempo ho iniziato a leggere questo libro che mi sembra molto interessante, me l'ha consigliato il mio prof di psicologia e devo dire che è molto semplice e spero che mi aiuti molto soprattutto per vincere l'ansia, visto che sono una persona molto molto ansiosa. È bello, ve lo consiglio. Quando lo finisco vi faccio un resoconto. Siamo appena uscite dall'autogrill e abbiamo deciso di comprarci un po' di cioccolata. Ci siamo presi le 5 tavolette di cioccolata. Ci vuole. Perché ci vuole, non si sa mai. È bellissimo. Siamo arrivati. Abbiamo recuperato anche 5 minuti. Sì, eravamo in ritardo, ma non vuol dire. Siamo super gasate per questa emozione. Sì, per questa emozione. Va bene. Scusa, ho visto un parcheggio. Eccoci qua. Bacino dov'è? Lì. Aria. Ginocchia. E su. Ok. Aria. Ginocchia. Apro le ginocchia e spingo su. Poi vi dico questa cosa e apro le ginocchia. Vai. Stacci sotto, sblocca le ginocchia. Stop, pianissimo, spingi, ok, butta solo più sul gomito, più sul gomito, in su, dietro, esatto, lì. Vai avanti sul piede, aria, sblocca le ginocchia e basta. Sblocca lì, piano, mi hai mollato il muro. Continua a tenere la spinta della pancia in bocca. Vai avanti sul piede, aria. L'unica cosa, quando arrivi in basso. Carico, tieni, stop, pianissimo, spingo, ok, giù. Abbiamo finito adesso di fare squat, è veramente strano come delle cose che possono essere minime in realtà ti cambiano tutta l'alzata e noi siamo molto soddisfatte di questa giornata per adesso. Adesso si fa pausa pranzo e dopo facciamo la panca. Vale anche per te. Pingi con i piedi verso là. Pingi con i piedi verso dietro. E con le mani in alto. Ok. Vedete, vedete che quando spinge molla. Lei quando spinge porta indietro a te. Non te la spinge in alto. Apri. E spingi. Ora, apri, e spingi con le mani, bravo. Ok. Vai, aria, fallo cadere, e spingo, non lo perdere il petto, fallo cadere e apri il petto, apri, e su spingo, ok, meno frenata, apri, e su. Vai giù e pensa da sopra la pancia verso di lancia. Piega la gamba, aspetta, parti in alto, piega le gambe. Gambe e basta. Gamba, piega la gamba. Piega. Da lì. Pancia. Mano. E spingi. La senti la pancia? La cintura te la va sul bilanciere. È finito adesso tutto. Ci hanno dato il certificato di partecipazione. Siamo in viale delle esposizioni e strada Nuova Naviglio Parma. Quindi adesso noi siamo stanche. Andiamo all'IKEA a mangiare le polpette
e ho scoperto di avere un addome veramente veramente debole. Stavo dicendo che ho scoperto di avere un addome debolissimo e devo rafforzarlo un sacco, ed è per quello che mi faceva male la schiena. Quindi adesso con la mia coach, con Chiara, vedremo di andare a lavorare molto su questa cosa per riuscire a correggere questo mio problema, nella speranza di migliorare. Nel frattempo ci lavoro duro. Oh, c'è un salame! Ma è finto!